Radio Radicale, siamo con Maurizio Lupi per commentare l'intervista che oggi il senatore Renzi ha rilasciato al quotidiano La Repubblica, prendendo spunto da un libro che è stato pubblicato recentemente da Bisignani, che riguarda la possibilità che la Presidenza del Consiglio come istituzione sia informata di intercettazioni nei confronti di politici e di giornalisti. Allora, trova questo elemento raccontato da Bisignani e riportato da Renzi inquietante, se fosse vero? Ma se fosse vero è un'ulteriore conferma di quello che noi purtroppo diciamo da anni, che c'è un abuso sull'utilizzo delle intercettazioni, che sono uno strumento utilissimo alle indagini, ma che quando vengono usate per altri fini, escono dallo scopo, che le intercettazioni hanno. Questo conflitto, magistratura politica, che si è ripercorso negli ultimi 30 anni è un conflitto che non fa bene alle istituzioni. E quindi è responsabilità della politica fare la buona politica e non lasciare gli spazi vuoti che spettano al legislatore, ma è responsabilità anche della giustizia utilizzare gli strumenti che ci sono ai fini giusti, cioè intercettare politici, giornalisti, mi sembra che non sia e che non appartenga, se fosse vero e fosse dimostrato, ad uno Stato democratico come l'Italia. Le è mai risultato che un Presidente del Consiglio avesse accesso a questo tipo di informazione tramite i servizi segreti ed è giusto che Mantovano chiarisca? Ma non mi risulta, quando facevo il ministro, ovviamente i servizi sono a disposizione delle istituzioni, sono lo strumento utile per lanciare eventuali campanelli d'allarme che possono accadere come minaccia nei confronti delle istituzioni democratiche. E quindi sotto questo aspetto non mi risulta. Tra l'altro il sottosegretario Mantovani è una persona di altissimo livello e che ha una cultura delle istituzioni che è indiscutibile. Quindi penso che poi il Parlamento abbia uno strumento che si chiama Copasir, e il Copasir è lo strumento migliore per lavorare con serietà e a favore delle istituzioni. Se fosse vero sarebbe preoccupato. Beh, se fosse vero sarei preoccupato, come dovrebbero esserlo tutti, anche perché lo ricordo. Anche per le informazioni che hanno acquisito gli ultimi presidenti del Consiglio? Ma io ribadisco, non credo che questo sia accaduto perché gli ultimi presidenti del Consiglio, chiunque ovviamente siano stati, hanno comunque, anche se a volte non condividevo la loro azione politica, penso al Conte 1 o al Conte 2, ma hanno sempre avuto comunque grande rispetto delle istituzioni democratiche. Grazie all'onorevole Maurizio Lupi. Grazie.